Bella ragazzi, allora benvenuti in questa nuova reaction di un altro emergente che abbiamo già trattato molte volte, ossia Nico Flash, che è sotto la Mondo Records. Vi ricordo che l'abbiamo conosciuto grazie all'album di Mondo Marcio, La freschezza del marcio, e poi immergendoci nelle sue nuove canzoni, nei suoi nuovi pezzi, abbiamo scoperto che questa artista, diciamo, vale veramente la pena. Sotto nei commenti voi mi avete confermato ciò che penso io, cioè che vale, che ha delle potenzialità, che ha delle qualità questo Nico Flash, e quindi siamo pronti per questa nuova reaction. Premessa: Rizzo, yeah, hai presente una roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa? Yeah, che cosa posso dirti? Sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction? Reagisci a questo. L'ho conosciuto dal vivo, perché? Perché sono riuscito a fare un video del concerto di Mondo Marcio all'Alcatraz, che uscirà, se non questa settimana, settimana prossima. È il tempo di montarlo a dovere, perché come ogni video importante io ci impiego un po' per farlo al 100% al meglio. Comunque ci siamo conosciuti in quell'ambiente lì, e infatti ci sono anche alcune riprese in quel concerto lì. Ha sfruttato ovviamente l'occasione, il concerto di Mondo Marcio, quindi insomma l'evento era abbastanza importante, c'erano anche ospiti d'eccezione come Bassi Maestro e Jack the Smoker, e quindi alcune riprese sono state fatte lì. E c'era anch'io, quindi mi fa piacere questa cosa. E conosco anche il producer, l'avevo conosciuto, se vi ricordate, dal vlog, quando sono andato all'evento della Disagio, dove c'erano Ensi e Vegas Jones. Lui era lì a vedere la situazione, insomma, come me praticamente. Ci siamo conosciuti, lui mi ha detto ricordati questo nome, e infatti adesso sono qua a fare la reaction. Penso un po' i casi della vita. E lui si chiama Brizzy Bruce, e infatti il video inizia con un crimine di Mano Nera e Brizzy, che è fantastico. Per cui iniziamo a fare questa reaction, vediamo che cosa hanno combinato. Il pezzo si chiama Vroom, Vroom per due. Vediamo un po' che cosa hanno fatto. Ok, Brizzy Bruce, producer, Nico Flash è lui, chiaro. Ecco, la Mondo Records. Ecco, questi infatti sono i pezzi dei vlog del concerto. Ah, mamma mia, bellissima questa. Oddio, cioè, bellissimo, sta dicendo che praticamente tutti copiano da tutti, ed è vero, nel senso neanche sapere il motivo del perché lo fanno, bellissimo. Minchia, grande logia, guardalo là dietro. Brom, brom. Ah, chiaramente c'è il parallelo appunto tra le macchine e l'accelerazione in senso della carriera proprio, quindi ecco, la Mano Nera sempre al primo posto, abbiamo già spiegato cos'è chiaramente. Bellissimo anche il video, cioè è girato tipo vlog, però credo sia appunto per rendere molto più realistico e sentito il pezzo. Ah, bella, Formula 1, una formula, giuro. Non ci sono questi giochi di parole, mi piacciono troppo. Dai, gasa troppo. Oh, bella lì. Sono io. Però. Ecco, quello era stato il brindisi di fine concerto, fantastico. E poi vedrete anche nel mio video. Ok, raga, ok. Questo pezzo vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Adesso io vi dico la mia, poi chiaramente appena lo sentirete, o se l'avete già sentito, mi dite la vostra sotto nei commenti. Allora, parliamo di un pezzo in cui abbiamo una prima strofa dove critica un po' in generale la scena trap, dove dice che appunto ci sono questi suoni, sono stati appunto copiati, la gente non sa neanche da dove provengono, però li dicono solo per sentito dire, capito? Questa cosa mi piace tantissimo, perché purtroppo è vera, cioè, a parte i fenomeni della scena mainstream, e quindi quelli che sono arrivati all'apice, che sono comunque anche quelli che hanno iniziato prima, perché chiaramente ormai chi inizia prima, chi ha l'originalità, chi è quello che ha l'idea iniziale e chi è il più furbo tra tutti, riesce ad arrivare in alto. Il resto, tutte le copie, tutti quelli che riescono a copiare, non ce la fanno mai. E infatti io vedo un sacco di emergenti che possono avere tutta la tecnica che vogliono, tutte le argomentazioni valide che vogliono, ma se sono copie di copie, se ricordano altri rap, non vanno avanti, perché suonano sempre di già sentito. E questo è il punto, ed è questo che Nico vuole far capire. Secondo me ci riesce benissimo. Poi, mentre nella seconda strofa invece parla un po' di più della sua carriera personale, si riallaccia di più al ritornello e cerca appunto di far capire che vuole dare un'accelerata a tutto ciò. Quindi speriamo anche che proprio anche a livello di visualizzazione, a livello di fama, riesca a impennare tantissimo, sia con questo pezzo che con i pezzi successivi,
io lo auguro tantissimo perché secondo me è molto valido. E anche voi dagli scorsi commenti mi avete confermato questo, quindi sono contento che abbiamo più o meno gli stessi pareri. Il ritornello è un ritornello onomatopeico. Possiamo vedere anche in altre canzoni cosa servono i ritornelli onomatopeici: a farti entrare in testa, a ricordarli fin da subito e quindi a farteli cantare benissimo sia da solo sotto la doccia che nei concerti. Io vedo le folle intere nei concerti che cantano questi ritornelli onomatopeici dove appunto si sente il rumore eccetera. Cosa mi viene da pensare ascoltando questo ritornello? Che sicuramente ora tutti direte: sì, ok, però assomiglia a Scooteroni. No, non è proprio così, perché prima di tutto il concetto è diverso. In Scooteroni si parla più di gang, si parla più del concetto proprio di Scooteroni e quindi della tamarria, no? Del concetto di strada. Qua invece il vroom vroom accelera è più un concetto metaforico e quindi si parla di accelerazione proprio inteso nella vita. E quindi c'è la contrapposizione tra macchina, tra acceleratore e tra velocità intesa come proprio velocità della carriera, velocità di esperienza. Sono proprio due concetti diversi. Può sembrare lo stesso suono, però sono proprio due mondi opposti. Credo si sia capito questo, però sono sicuro che qualche persona sarà lì a dire: sì, però ha copiato. Quando in realtà non è vero, basta solo usare un po' di testa. Anche perché comunque possiamo prendere anche un Vegas Jones che ha fatto Motorello, per dire, ce ne sono centinaia di canzoni che utilizzano questi mood. Quindi insomma, non stiamo che a perdere tempo. Abbiamo parlato della canzone, parliamo della strumentale invece. Bella cazzo, bella. Brizzy Bruce è il nome che mi ricorderò. Gasa parecchio. E mi piace che è stata molto ricca anche nel ritornello. Quindi grande Brizzy Bruce. Essere sincero, quando ti sei presentato a me a Torino non ti avrei dato un centesimo. E invece sentendo sta strumentale, cazzo, sei bravo. Quindi complimenti, veramente grandissimo. Spero di sentire altri tuoi strumentali. Parliamo invece del video. Il video è amatoriale, come possiamo benissimo vedere, come vi sarete accorti anche voi. Non è da Salmo, per dire, o da Marrakesh. Però comunque, essendo un emergente, possiamo capire sia i problemi di budget, sia i problemi di tempistica, sia i problemi di location. Insomma, non è facile come un artista mainstream gestire il tutto. Partendo da questo presupposto, poi comunque credo anche che il video amatoriale sia anche stato fatto apposta, tra virgolette, nel senso che possiamo benissimo immedesimarci di più. Come noi ci possiamo immedesimare in un vlog di uno youtuber, in questo caso noi possiamo immedesimarci nel video di Nico Flash, che appunto racconta le sue esperienze e quindi anche il concerto di Mondomarcio. In un certo senso questo video potrebbe anche essere uno spoiler del mio futuro video, no? Se ci siamo capiti, perché nel senso anche lui trasmette l'esperienza del concerto, fa vedere diverse cose, ok? Fa vedere la ragazza che corre e quindi accelera anche lei, fa vedere la macchina e fa vedere il concerto con Mondomarcio all'Alcatraz. Che cosa vuol dire? Una tappa molto fondamentale, credo, nel percorso di quest'artista emergente, nel senso che adesso sta accelerando, adesso sta cominciando a capire come funziona, adesso sta cominciando a dare una svolta alla sua carriera. E diciamo, ovviamente, un concetto così importante la dà una svolta alla tua carriera. La gente comincia a capire chi sei. Vi giuro che quel locale era pienissimo, cioè c'era anch'io, ero sul palco e vedevo tutto quanto ed era tutto pieno. Quindi niente, questa è stata la mia opinione riguardo a questa canzone. È figa ed è solo l'inizio, secondo me, di Nico Flash. Ci darà altre bombe sicuramente. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Mi raccomando, supportiamo gli artisti emergenti che valgono davvero la pena. E noi ci vediamo alla prossima reaction. Bella per tutti, bella Nico Flash, bella Brizzy Bruce, bella Mondo Records. Bella a tutti ragazzi, ciao.